Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar Il progetto di sportello unico digitale dei servizi della regione Friuli Venezia Giulia. Sono Paola Pirani di Formez PA e vi do il benvenuto e do il benvenuto anche alle relatrici, la dottoressa Monica Feletic, coordinatrice del centro di competenza della regione Friuli Venezia Giulia, e la dottoressa Giannina Ceschin, funzionario del servizio Sistemi Informativi e e-Government, alle quali a breve passerò la parola. Questo webinar si tiene nella settimana dell'amministrazione aperta. La settimana dell'amministrazione aperta ha l'obiettivo di chiamare a raccolta tutte le persone che si impegnano a rendere la pubblica amministrazione un luogo più accessibile ai cittadini e aperto all'innovazione e al confronto. Sono 7 giorni perché la settimana dell'amministrazione aperta è iniziato l'11 di marzo e terminerà il 17, dunque 7 giorni dedicati allo sviluppo della cultura, della pratica della trasparenza, della partecipazione e dell'accountability sia nelle amministrazioni pubbliche che nella società. Vi ricordo che la settimana dell'amministrazione aperta è un'iniziativa promossa e coordinata dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito della partecipazione italiana a Open Government Partnership. Andiamo subito all'obiettivo del nostro webinar. Allora, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, capofila della Commissione Speciale Agenda Digitale, ha annunciato di voler realizzare entro il 31/12/2020 uno sportello unico digitale, SUS, per tutti i procedimenti amministrativi necessari sia ai cittadini che alle imprese. Ricordiamo che già dal 2013 ha già digitalizzato gli sportelli unici comunali per le attività produttive con il portale SUAP in rete. L'obiettivo di questo webinar è descrivere il progetto dello sportello unico digitale, utile per tutti, come dicevo prima, sia per i cittadini che per le imprese, condividere la cassetta degli attrezzi, i dizionari di dati, le ontologie e i building blocks, e raccontare il percorso formativo per i dipendenti pubblici da vivere così la transizione digitale e culturale in modo partecipativo e inclusivo. Prima di lasciare la parola alle relatrici, vi consiglio di scrivere le vostre domande in chat perché nell'ultima parte del webinar le nostre relatrici vi risponderanno. Dunque, a questo punto non mi resta che augurare a tutti un buon proseguimento e lasciare la parola alla dottoressa Monica Feletic. Prego. Grazie, grazie Paola Pirani per questa presentazione, grazie allo staff tecnico di Formez PA e grazie naturalmente a tutti coloro che hanno questa voglia di collegarsi e di sentire il nostro racconto, perché poi vi portiamo un'esperienza, la vogliamo condividere con voi nella speranza che possa costituire anche per chi ci ascolta magari una traccia per un percorso di transizione al digitale, chissà, è la nostra speranza. Ripartiamo quindi dal titolo, il progetto di sportello unico digitale dei servizi, accesso unico, sportello unico servizi. Possiamo utilizzare anche questi sinonimi, se vogliamo, per poter declinare il nostro progetto. Di cosa si tratta? In qualche modo Paola Pirani lo ha già anticipato. Il progetto di sportello unico dei servizi è un punto di accesso universale, capace di ricevere e gestire qualsiasi istanza amministrativa telematica rivolta sia alla regione che alle altre pubbliche amministrazioni regionali. L'istanza può essere indifferentemente presentata da cittadini o anche indifferentemente da imprese o enti del terzo settore. Rispetto quindi al concetto di sportello unico per le attività produttive, tutti coloro che hanno poi esperienza di SUAP in particolare capiscono come il progetto SUS sia un qualcosa di molto più grande e molto più ambizioso. Sicuramente potremmo parlare di una sorta di evoluzione di un'esperienza fatta, lo sportello unico attività produttive, che è interamente digitale, è un'evoluzione del SUAP verso uno sportello unico inteso come accesso ai servizi di tutte le pubbliche amministrazioni. Perché vedete, la cosa interessante è proprio questa. Non abbiamo neanche l'ambizione di passare dal SUAP all'estensione al SUAPE o comunque soltanto ad altri settori, diciamo così, della pubblica amministrazione. La nostra sfida, la nostra ambizione è proprio quella di andare direttamente
allo sportello unico dei servizi per raccogliere qualsiasi istanza amministrativa. E quando uso il termine istanza, la uso in un termine atecnico, con ciò intendendo sia le domande, sia le segnalazioni certificate e le comunicazioni che sono tipiche del SUAP. E mi riferisco sia ai procedimenti autorizzativi o concessori, che sono forse più tipici dello sportello unico attività produttive, ma non alludo ovviamente solo a quelli. Quindi, quando parliamo di istanze, intendiamo questo termine con un'accezione molto più ampia, facendo riferimento anche a quello che potrebbe essere di interesse del cittadino, un'iscrizione anagrafica, il fatto di poter iscrivere il proprio figlio a una mensa scolastica, poter ottenere, per esempio, un contributo per la prima casa. Lo sportello unico, è in grado, nella nostra visione, di andare a gestire qualsiasi istanza rivolta, abbiamo detto, a una qualsiasi pubblica amministrazione regionale. Che cosa intendiamo? Beh, ovviamente non soltanto quelle pubbliche amministrazioni che sono i comuni e che già, peraltro, si appoggiano alla piattaforma regionale telematica SUAP in rete, ma anche le altre pubbliche amministrazioni regionali, quali la Regione, in primis. Anche la Regione eroga un sacco di autorizzazioni, un sacco di contributi, quindi anch'essa è sicuramente uno, diciamo così, dei destinatari in qualche modo del progetto di Sportello Unico Servizi, ma lo sono anche le altre PA regionali e con questo noi intendiamo almeno le aziende per l'assistenza sanitaria e la nostra ARPA, quindi la parte, diciamo così, acustica. Possiamo dire che quindi il nostro progetto SUS è, chiamiamolo così, l'erede del SUAP. Vediamo brevemente di analizzare le caratteristiche e i dettagli in modo da capire anche le differenze. Il SUAP ha un perimetro ben definito e questo molto bene lo sanno i colleghi che di SUAP si occupano. Nasce da una direttiva comunitaria, la 123/2006, la famosa direttiva Bolkestein. In Italia, come sapete, si applica di fatto a partire dal DPR 160/2010. Cosa interessava al legislatore comunitario nel momento in cui è uscita la direttiva Bolkestein? Gli interessava rendere possibile per le imprese, ma in generale i prestatori di servizi, di beni e servizi, rendere per loro possibile il libero spostamento nell'ambito dei paesi dell'Unione, poter esercitare le attività produttive di beni e servizi o costruire i propri impianti liberamente all'interno dei paesi dell'Unione. Ma poiché ci sono delle procedure amministrative da adempiere all'interno dei paesi dell'Unione, per favorire tutto ciò, il legislatore comunitario ha pensato ad un punto di accesso unico che si chiama SUAP e che deve essere per forza di cose telematico. Ha quindi un suo perimetro ed è telematico. Poco importa poi come all'interno degli Stati membri il SUAP venga organizzato. Può essere organizzato nel caso italiano a livello di comune, perché è un ufficio comunale obbligatorio. Negli altri paesi non è detto che sia stata fatta questa scelta, magari è stato allocato ad esempio presso diciamo così, le autorità che corrispondono un po' alle nostre camere di commercio. Allora, se dal SUAP vogliamo passare al SUS, che cosa sarà invece il SUS? Beh, per le premesse che abbiamo fatto è evidente che il SUS ha un perimetro molto più inclusivo. Abbiamo detto che è un accesso unico digitale per qualsiasi attività. Può essere inclusivo anche delle attività produttive di beni e servizi già gestite dal SUAP, ma non si esaurisce certamente in esso. D'altro canto, la genesi del SUS la possiamo ritrovare dove? Beh, sicuramente nel decreto legislativo 126/2016, che come sapete è uno dei decreti attuativi della riforma nota come riforma Madia, legge 124/2015,
Ma se vogliamo, il SUS in qualche modo l'assist, diciamo così, per pensare al SUS, ce lo dà anche da ultimo, e non proprio da ultimo, in realtà almeno dal 2012, sempre il legislatore comunitario, quando, approvando il regolamento 1024, che seppur novellato poi è in vigore dall'11 dicembre 2018, ci introduce a un concetto di unico portale internazionale di instradamento alle informazioni che servono a cittadini ed imprese per potersi spostare liberamente in ambito europeo. Ora, dal SUAP al SUS. Come si fa a perseguire un progetto così ambizioso? Qui ci viene in soccorso uno strumento che in Regione Friuli Venezia Giulia si chiama Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione, e che centro di competenza affianca il Dipartimento Funzione Pubblica in un progetto generale di rafforzamento della capacità amministrativa degli sportelli unici e attività produttive. Un progetto che poi è affidato nella realizzazione a Formez, e quindi ringrazio ancora Formez e il Dipartimento, perché è grazie al centro di competenza che ci stiamo ingegnando anche in questa fortissima transizione al digitale. Il centro di competenza è un'unità di coordinamento territoriale che ha sede presso la Regione. Possiamo definirla come una rete multilivello o multi-governance, se preferite, che prosegue quindi l'esperienza maturata dal gruppo tecnico regionale per il SUAP, che è un collegio che ha anch'esso multilivello, che ci ha portato allo sviluppo e al rilascio del portale regionale SUAP in rete. Però il centro di competenza, che racchiude pure in sé e fa propria l'esperienza del gruppo tecnico SUAP, è una rete più ampia del gruppo tecnico SUAP, si allarga ad altri attori nazionali e locali. Per meglio dire, il gruppo tecnico è composto da attori locali, che sono ovviamente la regione in tutte le sue declinazioni, i rappresentanti dei comuni, le province finché c'erano, le camere di commercio, le aziende sanitarie, la società in house in CL SPA, l'ARPA ed altri enti terzi come ad esempio i Vigili del Fuoco. Quindi è un perimetro di azione locale e costituito da attori del governo locale. Il centro di competenza invece abbraccia, raccoglie tutti gli attori che compongono il gruppo tecnico, ma si estende ancora nella rete ad altre relazioni più ampie. E quindi possono essere attori ancora locali, ma soprattutto attori nazionali. Il Dipartimento, lo abbiamo citato, Funzione Pubblica, il Formez, l'Università e gli Studenti, l'ANCI, ovviamente le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali, l'ANCE e ancora altri. Vediamo allora la nostra cassetta degli attrezzi, perché sarete curiosi di capire che cosa utilizza nella sua cassetta degli attrezzi il centro di competenza per poter aiutare chi, evidentemente, il nostro servizio sistemi informativi e di government nella gestione di una transizione al digitale che vedrà comunque la società in house co-protagonista di questo processo. Cassetta degli attrezzi. Allora, dal SUAP, l'abbiamo detto, al SUS, qual è il percorso? Vediamo velocemente quali sono gli elementi costitutivi della nostra cassetta e poi li andremo ad analizzare uno ad uno. Partecipazione e co-creazione. Questa è una sorta di mantra per noi e spiegherò meglio in seguito che cosa intendo. Spinta gentile e metodo bottom-up. È un altro mantra che parte sempre naturalmente dall'esperienza del gruppo tecnico regionale per il SUA. Uniformità e standardizzazione. Fondamentale per effettuare questo tipo di operazioni di modellazione. Formazione e reskilling.
reingegnerizzazione dei processi, ma anche soft law, manuali di procedure, interazione e comunicazione. Ecco, io vi dico che qui il digitale in questo percorso rappresenta l'ultimo miglio, cioè il punto finale di arrivo di un percorso che è fondamentalmente organizzativo. Ci deve essere qualcuno che in qualche modo coordina, governa, se vogliamo, questo processo di transizione digitale, dove la tecnologia, seppur abilitante, è veramente l'ultimo elemento, l'ultimo, chiamiamolo l'ultimo miglio perché è un'espressione che rende molto bene il concetto. La tecnologia viene dopo, non perché sia meno importante, è evidente, è centrale. Però per arrivare ad una buona tecnologia è assolutamente necessario affidarsi ad un percorso organizzativo governato in qualche modo non dall'alto, ma comunque governato. Analizziamo allora i singoli elementi della nostra cassetta degli attrezzi. Citavo per primi partecipazione e co-creazione, spinta gentile e metodo bottom-up. Il centro di competenza, questo ufficio che io coordino, è una sorta di soggetto aggregatore, ormai credo che lo avrete già compreso. Che fa il centro di competenza? Si comporta come si comportava e tuttora si comporta il gruppo tecnico SUAP, perché sono anche il gruppo tecnico SUAP continua a vivere e a dare tantissimi input sempre di miglioramento, sia per la piattaforma digitale SUAP in rete, che anche utili per il rafforzamento della capacità amministrativa del personale degli sportelli comunali. Allora, il metodo, diciamo così, il modo di agire del centro di competenza è assolutamente analogo a quello del gruppo tecnico di cui in qualche modo diventa, abbiamo detto, l'erede. Operiamo attraverso un meccanismo di tavoli di lavoro che io chiamo ecosistemi fluttuanti, nel senso che individuiamo degli obiettivi, obiettivi specifici, ci diamo un tempo per raggiungere quegli obiettivi ed affidiamo a dei tavoli di lavoro composti da tutto il network di soggetti pubblici e privati che possono avere interesse a raggiungere quell'obiettivo, ecco, affidiamo il fatto di raggiungere un risultato concreto entro il tempo stabilito. Ecco perché parlo di partecipazione e co-creazione. I gruppi di lavoro possono essere più o meno ampi, lo abbiamo visto, già col SUAP, che peraltro ha un suo perimetro un po' più definito, nel centro di competenza ci sbizzarriamo in realtà e estendiamo la nostra collaborazione, la contaminazione tra persone che hanno anche competenze, formazione, capacità, attitudini diversi, a un partenariato, diciamo così, che può diventare veramente ampio e neanche determinabile a priori. Adesso, per esempio, lavoriamo anche con Agid, col Dipartimento, con Formez, con altre regioni. Cerchiamo di scambiarci le buone pratiche, di raccontarci le idee, no? Anche ci sono diverse iniziative, per esempio, che hanno a che fare col concetto di sportello unico dei servizi o accesso unico, correnti anche in altre regioni. Quindi è molto importante lavorare sempre attraverso lo scambio di buone pratiche. È chiaro che le buone pratiche non si fanno da sole, neanche gli scambi, ci deve essere qualcuno che tira le fila e che in qualche modo governa questo processo e lo riconduce ad unità. I nostri gruppi di lavoro, quelli diciamo così meno nazionali, quelli più localistici, in particolare lavorano sulla semplificazione normativa, amministrativa, culturale e digitale. Qui i protagonisti principali sono ovviamente oltre ai comuni, quindi all'ANCI, le pubbliche amministrazioni regionali, ma anche i rappresentanti delle imprese, dei professionisti, le università e le scuole. Anche questi, il mondo dell'università e della scuola non va mai dimenticato, perché lì si annidano in realtà le competenze del futuro. Quindi non bisogna mai dimenticare di coinvolgere nel network tutte le competenze, ivi incluse anche quelle che possono derivare dal mondo, dall'importantissimo mondo della scuola.
Perché diciamo che dal SUAP passiamo al SUSO? Perché siamo partiti con questo assioma? Perché, e questa è un'altra delle parole chiavi che ho citato nella mia cassetta degli attrezzi, il SUAP dopo 8 anni di lavoro rappresenta sicuramente, mi riferisco ovviamente al SUAP FVG, ma anche a tutti gli altri, un esempio di uniformità e standardizzazione. Come abbiamo declinato questi concetti di uniformità e standardizzazione in Friuli Venezia Giulia nell'attivare, nell'attuare il portale SUAP in rete che sostiene, appunto, raccoglie le domande, le segnalazioni certificate e le comunicazioni per l'avvio di attività produttive di beni e servizi e per la realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi. Come abbiamo fatto? Beh, anche qui la metodologia prevede l'utilizzo di tutta una serie di strumenti e di attività. Standardizzazione, prima di tutto, della soluzione di front-end telematico e di back-office. Cosa significa questo? Abbiamo una piattaforma regionale, noi, la regione è relativamente piccola, è una regione che ha 215 comuni, sulla nostra piattaforma si appoggiano 160 comuni, quindi abbiamo una copertura del 74%. Standardizzare significa, dal nostro punto di vista, standardizzare la soluzione di front-end, significa offrire che cosa? Ai compilatori, cioè a coloro che col SUAP comunale devono avere a che fare, un'unica interfaccia, un'unica soluzione, un'unica tecnologia per poter inviare qualsiasi pratica abbia a che vedere con il tema SUAP. È sicuramente una bella operazione, già di suo, di uniformazione e di omogeneizzazione, che valorizza ovviamente l'interesse dell'impresa a non doversi confrontare con troppi sistemi, con troppe tecnologie diverse, perché questo dal punto di vista dell'impresa o del cittadino che usufruisce delle tecnologie è un fattore in qualche modo che crea un onere. Crea costi. Il bello di una soluzione unica telematica è quello che gestiamo in maniera standardizzata centinaia di procedimenti online in continuo aggiornamento. L'uniformazione passa anche per le procedure, le modulistiche, perché oserei dire, anche prima che si arrivasse alla modulistica unificata nazionale per il SUAP, come ben sapete, approvata dalla conferenza unificata a partire dal 2017, questa operazione di standardizzazione di moduli e procedure l'avevamo già fatta a partire dal 2013, ad agosto, quando il nostro portale SUAP in rete è andato in linea. Ma ancora, uniformità e standardizzazione viaggiano sui binari della codefinizione di accordi organizzativi per rendere le procedure del SUAP più accessibili, più semplici e soprattutto più rispettose dei tempi di legge. Abbiamo fatto diversi accordi, sono tutti pubblicati e visibili, accessibili sul portale, con i vigili del fuoco, con le camere di commercio, con le aziende sanitarie. Questo sicuramente aiuta la semplificazione, l'uniformazione e la standardizzazione. Come pure abbiamo definito linee guida regionali. Cito sempre le linee guida estetiche, le linee guida per le notifiche alimentari e da ultimo anche le nostre linee guida AUA, quindi per l'autorizzazione unica ambientale. Ma non può mancare nell'uniformità e standardizzazione, anche sotto il profilo del rafforzamento della capacità amministrativa, il fatto di fare continua formazione e di informazione a chi? Sia ai compilatori sia agli sportelli unici. Quindi in qualche modo cerchiamo di rafforzare anche le competenze, non amministrative, ma le competenze generali, anche di poi chi il portale lo deve utilizzare, oltre che andare a sostenere i nostri sportelli unici nel miglioramento del loro background, della loro capacità amministrativa. Come facciamo a rafforzare la capacità amministrativa? Anche qui con una pluralità di strumenti, sicuramente attraverso gli strumenti online, perché di tecnologie stiamo parlando, quindi attraverso la newsletter, attraverso le guide online, le pagine descrittive che si trovano sul portale, che rappresentano in forma il più possibile semplificata, descrivono il procedimento, individuano le norme, i tempi di esecuzione della procedura, i controlli che su un certo procedimento il SUAP dovrà adottare.
gli oneri che sono correlati a una certa pratica amministrativa, gli strumenti di ricorso. Quindi facciamo anche attraverso questa operazione di uniformità e standardizzazione, facciamo anche una correlata operazione di trasparenza amministrativa che è d'aiuto ai SUAP, gli aiuta in qualche modo ad assolvere agli obblighi di trasparenza che il decreto legislativo 33-2013 a loro impone. Ancora, uniformità e standardizzazione passano da una fortissima attività di ascolto delle esigenze, delle osservazioni sia degli sportelli unici, sia che arrivano ovviamente dalle imprese, dai compilatori, e quindi ci consentono di mettere in atto dei meccanismi anche di correzione strategica. Ancora, nella cassetta degli attrezzi troviamo le parole formazione e reskilling. Noi vogliamo creare una comunità di innovatori perché la transizione al digitale lo impone, necessita di nuove skill, di nuove capacità che poco hanno a che vedere con la nostra formazione classica, giuridica, tecnica, informatica. Si tratta di diventare persone con attitudine al cambiamento, attitudine all'innovazione. Per farlo possiamo anche fare da soli, però nel senso che come cittadini ognuno di noi può affidarsi, può studiare, imparare, cercare. Però è chiaro che per fare percorsi ambiziosi di transizione al digitale una mano ce la dobbiamo dare. Come? Mettendo in piedi una formazione di alta qualità. Quindi l'empowerment, il rafforzamento della capacità amministrativa, che significa anche reskilling, cioè appropriarsi di competenze che non sono solo quelle classiche e tradizionali di cui già siamo in possesso, diventa una chiave di lettura per affrontare la transizione al digitale. E qui mi piace molto sempre ricordare questa espressione capitale sociale che si riferisce a quel valore aggiunto che deriva quando più persone mettono insieme le loro competenze, le loro conoscenze, le loro forze e, come dicevo ieri in un'altra occasione, si determina l'effetto Brioschi, ovvero il fatto che da soli siamo come l'acqua naturale, ma insieme diventiamo come l'acqua frizzante. Moltiplichiamo, c'è un effetto moltiplicatore di straordinaria, inimmaginabile, come dire, gagliardia, ecco, una forza straordinaria. Ecco che quindi ci impegniamo moltissimo a mettere in atto sia per i dipendenti della pubblica amministrazione regionale, quindi sia per i dipendenti regionali che per quelli dei comuni, SUAP, sia per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni regionali, in particolare aziende sanitarie e ARPA, dei corsi di formazione di ampio respiro e di alto livello. Ancora, nella cassetta degli attrezzi troviamo un'altra parola importantissima, reingegnerizzazione dei processi. Che significa? Noi siamo abituati, veniamo anche per formazione, perché insomma più o meno voi lo sapete che la pubblica amministrazione italiana ha come età media 52, 53, 54 anni, quindi insomma questa è l'età media. Da dove proveniamo noi? Da un'organizzazione analogica, non siamo millennials, non siamo nativi digitali. Però, se vogliamo fare la transizione al digitale, è chiaro che dobbiamo in qualche modo abbandonare la vecchia idea dell'organizzazione analogica per portarci verso un'organizzazione interamente digitale. Questo è fortemente impegnativo perché significa passare da una logica in cui si organizza per progetto, per singolo progetto, ad una logica in cui si organizza per processi. Quindi significa appropriarsi di nuove competenze, bisogna imparare a reingegnerizzare i nostri processi amministrativi. Non è semplice. Anzi, diventa quasi impossibile se la formazione di alta qualità di cui vi parlavo prima non viene messa a disposizione delle persone. La reingegnerizzazione comporta anche il passaggio da logica dei singoli prodotti, la cosiddetta logica a silos, una logica frammentaria, ad una logica trasversale di sistema.
Non possiamo pensare, mentre nell'organizzazione analogica ciò è ancora possibile, nel caso di un'organizzazione digitale ciò diventa non più possibile. Ragionare per silos significa andare a far sì che la transizione digitale consista in un semplice spezzettamento di sistemi, di soluzioni, di tecnologie che non portano nessun valore aggiunto né per i dipendenti della pubblica amministrazione né per le persone che poi utilizzeranno quei servizi, quelle tecnologie digitali, quindi cittadini, imprese ed enti del terzo settore. Insomma, è necessaria una profonda trasformazione dei modelli organizzativi. Continuiamo nella nostra cassetta degli attrezzi, richiamando anche il concetto di soft law, manuali di procedure. Che significa? Di norme siamo pieni, non abbiamo bisogno di ulteriori norme, questo lo sappiamo tutti. Dunque, se non servono le norme, anzi, semmai servirebbero meno norme, servirebbe forse un'operazione di riconduzione a certe operazioni che si sono già tentate anche in passato, codificazione per testi unici, taglia-leggi, ecco, servirebbero forse operazioni di questo tipo, ma a invarianza legislativa sicuramente quello che ci può servire di più sono i manuali di procedura. Questo io intendo con soft law. Non servono più norme, semmai i manuali. A che servono i manuali? Servono moltissimo per facilitare sia gli utenti che si trovano ad approcciarsi con le procedure amministrative, sia gli stessi dipendenti pubblici. Pensate a quanto stanno vivendo, a quanta difficoltà stanno vivendo tantissimi dei nostri 8.000 comuni italiani, e anche in Friuli Venezia Giulia non è che facciamo eccezione, anche solo per l'effetto pensionamento e per il fatto di non poter sostituire tutto il personale che va in pensione o che comunque si trasferisce, va in mobilità. E i manuali possono aiutare quei pochi, magari nuovi assunti, a prendere in eredità le procedure amministrative che coloro che se ne sono andati non hanno nemmeno fatto a tempo a raccontare, a trasferire, a trasmettere. Vi citavo prima le linee guida AUA 2018, sono proprio un esempio di manuale di procedura, le potete trovare online dal portale SUAP in rete, e le linee guida AUA hanno proprio questo, diciamo così, si poggiano su questa filosofia e hanno questo valore aggiunto. Ancora interazione e comunicazione nella nostra cassetta degli attrezzi. La pubblica amministrazione è nostra. Cosa significa? Significa, vi ricordate i concetti di partecipazione, co-creazione, contaminazione, pubblico-privato, reti più ampie, meno ampie, attori nazionali, attori locali. Allora, la PA è nostra significa questo, significa che se dobbiamo mettere il cittadino al centro della nostra azione amministrativa, e se quindi dobbiamo far sì che le tecnologie siano abilitanti per lui, lo facilitino nella gestione delle interazioni con la pubblica amministrazione e nella gestione delle procedure, dobbiamo ovviamente favorire anche la partecipazione. E come facciamo a favorire la partecipazione? Beh, attraverso una serie anche qui di strumenti, i workshop, i laboratori, possiamo coinvolgere i nostri cittadini e le nostre imprese nelle fasi di alfa o beta test, quindi quando andremo a sviluppare il software, a farglielo proprio testare, provare, ben prima che vada il software in produzione, molto molto prima, parliamo delle fasi alfa e beta test. Ma potremo anche comunicare gli stati di avanzamento del nostro progetto per tenere sempre alta l'attenzione, anche qui attraverso tanti strumenti. E anche qui dovremmo essere attenti a non utilizzare tanto o solo gli strumenti tradizionali, la PEC, la mail, la raccomandata con ricevuta di ritorno, ma anche no, sono strumenti desueti o che comunque devono essere almeno accompagnati dalle tecnologie moderne, i social, le newsletter, i gruppi WhatsApp.
altri strumenti, poi per mantenere l'interazione e la comunicazione col cittadino, l'impresa, l'ente del terzo settore, sono gli strumenti come questo di oggi, i webinar, i focus group, accanto ai più tradizionali convegni. Ecco, tutto questo perché ci piace garantire questi concetti importantissimi di trasparenza, legalità, fiducia, rispetto, inclusione, questi concetti che devono comunque permeare la nostra vita amministrativa e il nostro rapporto con l'utente finale. Concludo con un invito ad andarvi a guardare le pagine di Forum PA. Forum PA, non so se vi è ancora capitato, ecco, di navigarci, se non lo avete fatto, potete andarle a vedere. Qui c'è un collegamento ipertestuale comunque che porta sulla pagina di Forum PA. Forum PA 2019 si intitola Creare valore pubblico. Se ricordate, ho utilizzato questa espressione nelle precedenti slide. Solo le aziende che sono in grado di generare valore per il cliente sono in condizione di affrontare con successo mercati ad elevato tasso di cambiamento. Come le aziende private, quindi, devono interrogarsi sulla loro capacità di essere al passo con i tempi per poter dare servizi di valore ai propri clienti e quindi mantenere il proprio mercato, mantenere la propria clientela, il proprio tasso di profitto, così la pubblica amministrazione intesa come azienda deve fare altrettanto. Una pubblica amministrazione moderna ha bisogno di mettere in questo caso il cliente della PA, il cittadino, l'impresa, l'ente del terzo settore, nella stessa condizione. Deve creare per lui un valore. Se vuole rimanere un'amministrazione di successo, laddove per la pubblica amministrazione essere una pubblica amministrazione di successo, che significa? Significa avere una reputazione positiva, essere considerata un'amministrazione di qualità, non vessatoria, un'amministrazione che non si pone lontano dal cittadino e dall'impresa nelle stanze del palazzo, un'amministrazione vicina, un'amministrazione etica, come dice anche sempre il nostro responsabile, dirigente responsabile dell'anticorruzione, della prevenzione della corruzione. L'amministrazione pubblica può e deve essere un fattore imprescindibile di sviluppo del paese, soggetto attivo che crea valore pubblico. Ecco che però questa creazione di valore non può che essere collaborativa. E in quella espressione collaborativa ci stanno naturalmente tutte le parole che abbiamo richiamato prima: contaminazione, co-creazione, collaborazione, gruppi di lavoro, tavoli, di cui vi ho parlato. E concludo con così una vignetta: sei un pazzo, il complimento per chi fa innovazione vera. Non lo ha detto Albert Einstein, ma comunque mi è sembrato interessante associare alla sua immagine questa espressione. Bisogna essere un po' pazzi, un po' folli e forse anche affamati di follia per poter diventare l'amministrazione che cittadini e imprese si aspettano da noi, anche nell'arrivare alla transizione al digitale. Vi ringrazio e passo la parola alla Grazie, dottoressa grazie mille. Allora, Pirani. mentre carico le slide della dottoressa Ceschin, ricordo funzionario del Servizio Sistemi Informativi e e-Government, e lascio a lei la parola. Buon proseguimento. A dopo. Buongiorno a tutti, sono Giannina Ceschin e ringrazio Ormez per il supporto in questo webinar. Io continuerò un po' l'esperienza raccontata dalla collega Monica Felettig con un taglio un po' più informatico. Io mi occupo, sono funzionario dei sistemi informativi. Come ha tenuto a sottolineare Monica, in questa cassetta degli attrezzi ci sono moltissime cose. Sicuramente il software c'è, non c'è all'inizio,
È un ultimo miglio, bisogna prima reingegnerizzare processi e preparare modelli. Quindi voglio un po' iniziare il mio intervento con lo slogan utilizzato da OpenGov per la settimana dell'amministrazione aperta, che ben rappresenta il progetto SUS della regione Friuli Venezia Giulia. Infatti, lo slogan dice la pubblica amministrazione si muove, si trasforma, diventa più semplice, digitale e trasparente, e chiude dicendo la pubblica amministrazione è anche tua. Questa è un po' la filosofia che sta sotto il SUS, spostarci dalle stanze della PA, quindi dagli uffici, per andare incontro alle esigenze del cittadino e delle imprese. La transizione digitale ha un tema che è quello della trasformazione. In questa avventura abbiamo detto ci sono sempre due facce, una che reingegnerizza processi, quindi non ha bisogno del team e degli informatici, e una che sviluppa tecnologie. Questi due aspetti devono andare di pari passo. I team, i gruppi di lavoro non possono essere composti solo da professionalità di un tipo o di un altro. Rischiamo di reingegnerizzare processi senza tener conto della tecnologia o rischiamo di sviluppare software bellissimi che non servono a nessuno. Come dicevamo, come ha sottolineato Monica, la trasformazione implica un cambiamento profondo dell'organizzazione a partire dai processi, dai flussi informativi, fino ai modelli di business. Ho visto appunto mentre seguivo Monica che un utente ha scritto proprio questa cosa: non è possibile sviluppare se prima non si ridefiniscono i processi e i modelli. Non siamo qui a raccontarci che questa cosa è facile e semplice, si tratta di un cambiamento radicale che impatta sull'intera organizzazione e molto spesso non siamo pronti per questo, non siamo pronti per la nostra formazione culturale, non siamo pronti per il tipo di organizzazione in cui lavoriamo, non siamo pronti neanche per l'età che abbiamo, insomma, come ormai tutti, cioè la maggior parte di noi ha un'età media molto alta e questi cambiamenti non sono facili, sicuramente non siamo nativi digitali. Quindi il metodo deve essere un metodo rigoroso e soprattutto con una visione strategica a breve e lungo termine. Non possiamo pensare al passo successivo, dobbiamo procedere a piccoli passi per tappe intermedie, ma dobbiamo vedere l'insieme, tutto l'insieme del processo e dove questo ci porterà. Il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione è supportato da vari documenti che, partendo dall'Unione Europea con l'agenda europea, attraversano tutti gli Stati membri e, per quanto riguarda il nostro paese, il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, che nella sua versione 2019-2021 è stato pubblicato proprio 2 giorni fa da Agid, con l'approvazione del ministro Bongiorno, fornisce proprio le linee guida che supportano la pubblica amministrazione in questo processo di transizione. La regione Friuli Venezia Giulia ha voluto, facendo proprio l'accordo quadro tra Agid e le regioni, porsi come soggetto facilitatore per l'informatizzazione digitale di tutti gli enti territoriali. Noi ci siamo da subito resi conto, come diceva Monica, la nostra regione non è una grande regione, ha tanti comuni per le dimensioni comunque che ha per gli abitanti, comuni molto molto piccoli, comuni sotto i 5.000 abitanti, con all'interno probabilmente 1 o 2 persone che devono fare tutto. Non possiamo pensare, non è pensabile che questo tipo di processo di trasformazione possa essere attuato da queste persone, devono essere aiutate, accompagnate, bisogna fornire loro soluzioni software calate però nelle loro esigenze in realtà. Non possiamo proporre la stessa soluzione al comune di 100.000, 200.000 abitanti e al comune di 200 abitanti.
e devono essere accompagnati con manuali, procedure, standardizzazioni. La Regione si è proprio fatta carico di questo. Nel suo progetto Sportello Unico dei Servizi, nella cassetta degli attrezzi, ha messo anche questo obiettivo: essere soggetto facilitatore, accompagnare gli enti territoriali della nostra Regione, comuni, ma anche ASL, ma anche ARPA, tutti gli enti che vogliono partecipare a questo processo, perché poi quando parliamo di servizi, in realtà la regione eroga sì molti servizi, ma i veri erogatori di servizi sono gli enti territoriali. Questo sicuramente dobbiamo tenere conto nel progetto. Quindi questi sono un po' i pilastri che sorreggono, che creano una pubblica amministrazione al servizio di cittadini e imprese, è trasparente e digitale. Digitale sicuramente ha bisogno di una serie di elementi che lo supportano, che lo aiutano. Questa transizione ha bisogno di avere vicino tanti piccoli pilastri che insieme fanno una PA più abilitante. Primo di tutti, un accesso unico ai servizi, quindi un unico front-end dove cittadini e imprese possono in qualche modo approcciare la pubblica amministrazione, e il SUAP in rete ne è un esempio, funzionante ormai da più di 5 anni in regione. E per i cittadini e imprese deve essere trasparente il soggetto che eroga il servizio. L'importante è trovare in un punto unico, standard, con le stesse procedure, la possibilità di fare una richiesta verso la pubblica amministrazione. Sarà poi il portale che si preoccuperà di inoltrare la richiesta verso l'ente competente. Spenderemo poi qualche parola o qualche slide sui dati, l'importanza dei dati. Il progetto, così come è stato disegnato e coordinato dalla Regione, sicuramente consente di porre l'accento sui dati e di poter poi riusare i dati per attuare buone pratiche all'interno della Regione. Back office. Di back office, come vi dicevo prima, dobbiamo tener conto di quali sono i nostri soggetti erogatori, dal piccolo comune agli uffici regionali, da un'azienda sanitaria a un'azienda all'assistenza alle persone. Quindi devono essere back office specializzati o meno. Possiamo anche non averli, il livello di informatizzazione negli enti non è sempre lo stesso. Dobbiamo essere in grado di intercettare comunque i bisogni di ogni soggetto erogatore, non dimenticandoci che dietro al procedimento nell'ente c'è poi una persona che deve svolgerlo, e questo non può, noi non possiamo creare rispetto a queste persone un disvalore o comunque un aggravio di lavoro. Ha citato prima Monica il regolamento 1724-2018 approvato in ottobre, dove l'Europa ha appunto decretato, detto che entro il 2020 cittadini e imprese dell'Unione Europea avranno a disposizione un unico punto di accesso alle informazioni sulle regole vigenti a livello nazionale e europeo. Questo portale esiste già, potete andarlo a vedere, si chiama Your Europe, è disponibile in 23 lingue e in qualche modo vuole essere una single digital gateway, è un punto unico di raccolta che riunirà tutti i portali nazionali, regionali, gli erogatori di servizi a livello della nazione o del singolo ente. Questo perché il mercato unico ha sicuramente bisogno di procedure, di informazioni e di dati online e soprattutto standard. Come ci poniamo? Il nostro portale dei servizi sicuramente starà tra i portali specifici della regione, sarà linkato dal portale nazionale e ancora di più Your Europe, nel momento in cui un cittadino comunitario oppure un'impresa avrà bisogno di un servizio erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, instraderà il cittadino verso il nostro portale, verso lo sportello unico dei servizi.
Anche Monica, quando mi ha preceduto, ha citato il fatto che in questa avventura, seppur ambiziosa e difficile, non siamo sicuramente soli. Riporto una tabella che ho sottratto al collega Giovanni Gentili della Regione Umbria, al cui link nelle slide poi potrete trovare l'articolo pubblicato su Agenda Digitale EU, in cui ha riportato un elenco non esaustivo di tutte le iniziative che ci sono in atto in questo momento in Italia e che parlano con nomi diversi e battezzati in modo diverso di sportello unico dei servizi. Sono più o meno in stato avanzato, ma confrontandoci, abbiamo avuto modo di farlo durante un convegno ad ottobre che si è tenuto proprio qui in regione, dove a una tavola rotonda hanno partecipato i colleghi della regione Umbria, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, e abbiamo avuto la possibilità di confrontarci e in qualche modo l'idea che sottende a tutti questi portali, a tutti questi sistemi, è un po' la stessa ed è declinata. Ormai è nel piano triennale, nelle norme nazionali, la possibilità di riutilizzare i pezzi, di non lavorare da soli o comunque di usare le best practices messe a disposizione dagli altri. Devo dire che questi momenti di confronto sono veramente importanti per la crescita e per capire che stiamo tutti andando verso un unico punto che è fondamentale per i cittadini e le imprese, trovare un unico interlocutore verso la pubblica amministrazione. Ovviamente, dal punto di vista tecnologico, l'interoperabilità è una parola chiave. Interoperabilità che può essere letta sotto vari fattori. Interoperabilità tecnica. Il dato deve essere raccolto in modo strutturato e da chi lo possiede, cittadino o impresa, e deve poi essere rimesso a disposizione. Questo perché il cittadino o l'impresa ha sicuramente il dato, ha il dato corretto e noi abbiamo bisogno di poterlo in qualche modo recepire in questo, già in forma strutturata. Le regole, Agid sta facendo un grande lavoro sulle regole di interoperabilità. Queste consentiranno, una volta definite, il tavolo, il gruppo di lavoro architetture di Agid è partito proprio a fine mese di febbraio e ha seguito il tavolo modulistica e processi, quindi prima è stato definito con l'aiuto di funzione pubblica la modulistica, voi tutti avete visto o avete potuto vedere la modulistica del SUA per quanto riguarda le attività produttive, l'edilizia, è stata passata a un tavolo tecnico di Agid che è trasformata in schemi XML. Un altro tavolo parallelo è partito per definire i processi, quindi abbiamo analizzato quali sono i regimi amministrativi più comuni, non tanto e oggi te lo ha specificato spesso per entrare in qualche modo nello sviluppo software del singolo ente o della singola line, ma per stabilire quali sono i livelli di scambio delle informazioni. Su questi dobbiamo standardizzare, ma sempre questa parola chiave, lo standard ci consente di passare le informazioni da una PA all'altra, dalla PA ai cittadini. Qui e ci tengo a sottolineare che le regole di interoperabilità tecnica non necessariamente potranno essere utilizzate solo all'interno della pubblica amministrazione. Anche le imprese, probabilmente quelle che hanno delle strutture più grandi, dei sistemi operativi, dei cicli operativi più informatizzati, potranno raccogliere le informazioni che servono loro da inviare alla pubblica amministrazione e, usando le regole di interoperabilità, inviarle in modo automatico. Questo facilita il loro lavoro, non dovranno approcciarsi al portale, riscrivere dati. Ovviamente il dato strutturato ha anche un altro grandissimo vantaggio, che è quello che può essere poi rimesso a disposizione, e questo poi lo rivedremo in una slide successiva.
Ma l'interoperabilità ha anche un altro grandissimo beneficio, l'interoperabilità dell'azione, dei progetti e dei processi di controllo. Questo permette alla pubblica amministrazione di effettuare, se noi riusciamo all'interno della pubblica amministrazione a scambiarci questo tipo di informazione, i controlli sui cittadini, ma soprattutto sulle imprese, potranno essere fatti in modo ragionato e razionale. Ad oggi, e voi tutti lo sapete bene, ogni ente che deve effettuare dei controlli lo effettua in base a una sua logica, a delle logiche interne, a delle scelte interne. Magari sulla stessa impresa un altro ente ha effettuato il giorno prima lo stesso controllo o un controllo simile. Questa, l'interoperabilità sui controlli, è veramente la chiave di volta per ridurre i costi sia per le imprese. È chiaro che ogni controllo, anche se a buon fine, anche se previsto dalla norma, per l'impresa è un costo. Per i cittadini, ovviamente, tutti i costi che la pubblica amministrazione sostiene sono ribaltati sui cittadini. E per la pubblica amministrazione stessa, le procedure, il lavoro di tanti colleghi viene ridotto e può essere fatto in modo più mirato e certo. I dati. Vi dicevo prima che il dato è sicuramente un bene comune, deve essere condiviso gratuitamente tra la pubblica amministrazione e utilizzabile dalla società civile. Ovviamente la pubblica amministrazione deve socializzare dati di qualità per creare economia circolare. Come facciamo a socializzare dati di qualità? Prima di tutto dobbiamo raccoglierli da fonti certe, quindi da chi li possiede, dal cittadino, dall'impresa, ma nel caso il dato sia già contenuto in fonti autoritative in possesso della pubblica amministrazione a qualsiasi livello, dobbiamo metterlo a disposizione. I cittadini non devono fornire alla pubblica amministrazione gli stessi dati. Questo è possibile farlo con un lavoro di standardizzazione, di ontologie, di cataloghi. Il problema di socializzare il dato o di ripresentare il dato è che ognuno di noi, e quando dico noi dico pubblica amministrazione, dobbiamo dare addirittura all'interno della stessa pubblica amministrazione lo stesso significato ai dati. Se noi non diamo un significato preciso, non applichiamo un'ontologia ai dati, il dato non può essere socializzato. Perché un banalissimo esempio, metri quadri, la quantità metri quadri può avere tantissimi significati. Dobbiamo stabilire che in quel procedimento, in quel contesto, metri quadri hanno quel significato. A quel punto possiamo trasferirci il dato, trasferendo anche il senso e il significato del dato stesso. Quindi il lavoro che lo Sportello Unico di Servizi sta facendo con vari accordi e guardando all'esterno della regione Friuli Venezia Giulia è quello di trovare banche dati affidabili che lavorino in cooperazione applicativa utilizzando le regole di interoperabilità previste da AGID. In questo modo sarà possibile fornire al cittadino impresa che si approccia al nostro Sportello Unico già tutte le informazioni in possesso della pubblica amministrazione. Pensiamo al progetto NPR di Agid, che consentirà, una volta a regime, di poter fornire tutte le informazioni anagrafiche di residenza di un cittadino, ovunque esso si trovi sul territorio italiano. Sempre sui dati, qui entriamo nel mondo informatico riprendendo un concetto che ha espresso prima Monica: superare la logica silos, vale sia per i procedimenti, i processi, bisognava lavorare per processi e non per progetti, come diceva Monica, ma anche per i dati vale la stessa cosa. Noi dobbiamo superare la logica silos nella raccolta e trattamento delle informazioni. Oggi i dati vengono raccolti per soddisfare un singolo procedimento, quindi dall'istanza di avvio alla risposta. Se il cittadino ripresenta tra 1 anno, 2 anni, 5 anni lo stesso tipo di istanza, dovrà rifornire tutta l'informazione.
Ma ancora di più, se presenta tre istanze che hanno in qualche modo dati condivisi, deve presentare tre volte la stessa informazione. Non c'è interscambio di dati e di informazioni tra un procedimento all'altro. Questo sicuramente per la difficoltà dei procedimenti analogici, sulla carta i dati restano scritti e finiscono nel cassetto, ma anche e soprattutto nei software sviluppati di solito sono software monolitici che gestiscono singoli procedimenti e hanno pochissimi punti di contatto o di apertura verso il resto dell'organizzazione. Quindi, nel superamento della logica silos a favore di una visione sistemica dei dati, questo sicuramente ci torna a vantaggio, possiamo socializzare dati di qualità, il dato diventa quindi un potenziamento, un patrimonio conoscitivo che può essere messo a disposizione sia dei cittadini delle imprese, ma anche dei decisori. Prendere delle decisioni anche politiche, dall'organo politico, su dati di qualità aggregati facilmente, è sicuramente un vantaggio anche economico per tutto il territorio. Abbiamo detto, e Monica appunto ce l'ha raccontato prima, che digitalizzare non vuol dire dematerializzare. Dobbiamo prima di tutto trasformare i nostri modelli organizzativi e questo in qualche modo risponde alla domanda, all'affermazione fatta prima dal collega. Non si può partire dal software, non si può partire dallo sviluppo, bisogna ripartire dai processi. Processi che devono essere rivisti completamente, tenendo nel tavolo, nei team di lavoro anche gli informatici. A volte io ho visto dei regolamenti ben scritti dal punto di vista legislativo, perfetti, ma che erano inapplicabili dal punto di vista informatico. Non ci si poteva fare su quel regolamento un software. E quindi, nel momento stesso in cui si reingegnerizza un processo, in cui si cambia il modo di lavorare dall'analogico al digitale, c'è proprio un salto quantico, bisogna rivedere il nostro modello, si lavora in modo completamente diverso e tutti, quindi parliamo ancora di team multidisciplinare, tutti gli attori devono fin dal primo momento stare attorno al tavolo. E dico di più, devono stare attorno al tavolo anche gli stakeholder, anche i nostri clienti. Se noi dobbiamo creare un front-end, uno sportello online dei servizi, uno sportello unico dei servizi, dobbiamo tener conto, perlomeno quando disegniamo la user interface, di quelli che sono gli utilizzatori, che non sono i colleghi, che non siamo noi della pubblica amministrazione, ma sono cittadini abituati a usare le tecnologie in un certo modo. Quindi il modello delle 4E sicuramente è uno dei pilastri sul quale si fonda il processo di trasformazione digitale, perché bisogna passare da una cultura burocratica alla cultura di uno Stato condiviso. Le 4E parlano di enforcement, l'innovazione non va proposta attraverso leggi e decreti. Ormai abbiamo normato tutto, e questo ce l'ha detto anche Monica, ma ci vogliono manuali e buone pratiche. Abbiamo poi l'engagement, anche di questo Monica ci ha parlato, scusate, anche di questo Monica ci ha parlato. Governare con la rete, bisogna coinvolgere il territorio, gli attori territoriali, le università, gli enti, e le attività produttive perché il progetto di innovazione deve essere un progetto condiviso. Empowerment, devono crescere le competenze di chi sta dentro le istituzioni, devono cambiare, reskilling, diceva Monica, cioè proprio bisogna in qualche modo tutti e noi mettersi in gioco e provare a cambiare, provare a ragionare in modo nuovo, non è facile, eh? Però dobbiamo crederci tutti insieme.
Se non ci crediamo, sicuramente questo progetto è destinato a fallire. Endorsement è messo per primo, ma l'ho lasciato per ultimo perché questo è veramente importante. La politica deve sostenere questi processi. È importante, dico la politica, ma posso dire anche i vertici delle nostre organizzazioni. È importante che chi governa il territorio passi dal ruolo di rematore al ruolo di timoniere. È fondamentale la formazione e l'impegno della classe politica. Molte volte, purtroppo ci rendiamo conto che chi ci governa non ha questo tipo di visione e sicuramente la spinta più forte arriva da loro, sempre tenendo conto che tutti noi dal basso possiamo lavorare in questo senso. E per la nostra esperienza abbiamo visto che proporre progetti, proporre idee, portare avanti idee in qualche modo poi raccoglie all'interno dell'amministrazione tantissime persone che ci credono e che vogliono lavorare con te. Questo è sicuramente importante e fondamentale. Quindi, come dicevamo, la pubblica amministrazione deve abbandonare la logica verticale a favore di una orizzontale. Cosa vuol dire? Non che cadono le gerarchie, ma dobbiamo lavorare per team, per gruppi di lavoro composti non solo da noi, non solo dai dipendenti pubblici, ma anche dagli attori privati, dal no profit, per progettare i sistemi, i nuovi sistemi insieme. La tecnologia ovviamente è un fattore abilitante, non è un fine, ma è uno strumento, è formidabile per aiutarci appunto a portare avanti la cultura del governo con la rete e non possiamo dimenticarla nei nostri tavoli di lavoro. Dobbiamo essere partner con chi rivede i processi, organizza e chi sviluppa software. E qui anche chi sviluppa, noi siamo molto fortunati perché in Friuli Venezia Giulia abbiamo una società in house, in Siel, è una società molto grande che ci supporta in questo lavoro, in questo progetto ed è in grado di sviluppare software. Anche qui abbiamo provato a introdurre dei nuovi concetti di sviluppo, uno sviluppo cosiddetto agile. Il metodo Agile si basa su dei principi, su quattro principi fondamentali che qui vi ho riassunto velocemente, che prevedono che gli individui e le interazioni siano più importanti dei processi e degli strumenti, che il software funzionante sia più importante di tanti documenti, che la collaborazione, quello che vi dicevo, gli stakeholder siano più importanti che negoziare contratti, noi non possiamo. E poi rispondere al cambiamento è più importante che seguire un piano. I due punti ci vogliono dire che non possiamo più usare i vecchi metodi di sviluppo software, a parte che la metodologia Agile risale ai primi anni 2000, quindi è già vecchia anche questa, di Waterfall, dove l'informatico consegna alla fine di un processo il risultato del suo lavoro. E molto spesso questo non è quello che il cliente si aspettava. Primo perché forse le esigenze il cliente non è riuscito a esprimere le sue esigenze in modo chiaro. Noi informatici non siamo riusciti a fargliele dire in modo chiaro. Le norme sono cambiate nel frattempo, le iterazioni, le organizzazioni sono cambiate. Quindi noi dobbiamo costruire software. E poi vi mostrerò qual è la logica che sta dietro al SUS, fatta di piccoli building blocks autoconsistenti che possono essere rilasciati in tempi molto brevi e possono essere verificati dallo stakeholder, da chi li deve utilizzare, che sia l'utente finale, cittadino impresa, che sia il nostro collega all'interno della pubblica amministrazione. Quindi i team agili sicuramente sono composti da tutte le persone necessarie per terminare il progetto software, esperti di dominio, programmatori,
e anche stakeholder. Quindi tutti insieme si devono trovare, si chiamano sprint, i tempi della metodologia agile, in tempi molto brevi e veloci. Una settimana, 10 giorni, non tempi più lunghi, altrimenti il metodo sicuramente fallisce. Se noi riusciamo ad attuare tutti questi bei propositi e ci stiamo veramente lavorando, la pubblica amministrazione può sicuramente trasformarsi da generatore di adempimenti ai driver della crescita economica del territorio. E questo è quello che ci auguriamo. Noi siamo qui con il compito di aiutare i nostri utenti, clienti, i cittadini e le imprese. Questa è la nostra mission, deve essere ben chiara, non siamo qui per rispondere a un mero adempimento burocratico, ma per lavorare per il nostro territorio. Spendo adesso qualche minuto per raccontarvi, veramente immagino di non avere un pubblico di informatici, però avrei piacere di condividere con voi un attimo l'architettura del progetto Sportello Unico dei Servizi della Regione Friuli Venezia Giulia. Un progetto che anche dal punto informatico ha già delle basi molto avanzate e soprattutto alcuni dei building block che vi raccontavo esistono già perché la nostra società in-house li ha già sviluppati per altri progetti. La logica è riusare il più possibile, riusare tutto quello che si può usare. Quindi abbiamo, pensiamo a un front-end, pensiamo a dei back-office che, come abbiamo detto, dipendono dal tipo di ente, dal tipo di procedimento, possono essere più o meno informatizzati. Pensiamo a un oggetto che si chiamerà SUS Gateway, che sarà un po' la porta che consentirà al flusso di dati di transitare all'interno degli enti erogatori e uscire. Il SUS Gateway si interfaccerà sempre comunque con il protocollo e il sistema di gestione documentale degli enti, perché noi ben sappiamo che tutti i documenti che entrano e escono dalle nostre amministrazioni hanno bisogno di un protocollo. E poi ci sarà il registro pratiche, su cui spenderò due parole dopo, perché in qualche modo anche rispetto ai progetti di Agid è un po' il punto innovativo. Esiste qualcosa di simile, ma non declinato in questo modo. Alla base di tutto questo c'è sicuramente la parola standardizzazione, cataloghi dati, cataloghi attività, procedimenti e processi rivisti e standardizzati il più possibile. Abbiamo potuto vedere in questi mesi di lavoro che tutto sommato, tranne qualche specifica normativa o diversi dati che vengono raccolti, i procedimenti che abbiamo analizzato sono tantissimi, possono essere inseriti in 4, 5, 6 categorie, hanno procedimenti che non hanno un atto finale, che ha autorizzativi che hanno un atto finale, contributivi che hanno bisogno di rendicontazione. E quelle che sono poi delle semplici comunicazioni, iscrizioni a elenchi, però veramente abbiamo visto che si possono ricondurre a pochi, pochissimi processi. A questo punto, poi ovviamente ognuno avrà i suoi dati, avrà le sue attività, ma noi vogliamo standardizzare dei cataloghi tutto questo per permettere quindi ai front-end di non essere disegnati per ogni singolo procedimento, per ogni singolo dato raccolto, ma di potersi in modo dinamico strutturare a seconda delle scelte degli utenti. Questo è un altro grandissimo lavoro sugli schemi dati e sui processi che non ha niente a che vedere con l'informatica. È guidato dall'informatica perché sicuramente il risultato finale deve essere conforme, però non ha niente a che vedere con l'informatica. Vi dicevo, gli obiettivi, il front-end, di cosa deve tener conto? Ve l'ho detto anche prima, bisogna dello stakeholder, è importante che ci sia il cittadino e l'impresa, devo poter supportare diversi scenari, deve essere facilmente utilizzabile, deve avere user interface e user experience coerente, raccogliere dati più che documenti, perché ce lo siamo detti in tutta quest'ora, i documenti, i dati sono il vero valore aggiunto, devono richiedere le cose una volta sola, once only.
Un'altra cosa fondamentale, il cittadino impresa deve dare i dati alla PA una volta sola e se la PA li ha già in possesso deve metterli a disposizione. Per gli enti erogatori, back office, anche qui gli enti hanno bisogno di dati strutturati perché possono essere processati dai sistemi, non hanno bisogno di documenti, devono avere i processi facilmente. Devono essere flessibili, abbiamo detto la dimensione dell'ente erogatore può essere molto grande e molto piccola, deve essere integrabile con i back office sia forniti dalla regione che da terze parti, by design. Cosa vuol dire by design? Vuol dire che il back office deve essere integrabile con le specifiche AGID senza l'intervento degli operatori. I dati devono transitare dai front-end e back office senza che intervengano gli operatori. Vincolo che la regione ha posto fortissimo è la conformità ad AGID. Questo perché? Perché ci lascia aperta la possibilità di scambiarci, di condividere i building blocks, lascia aperto il mercato, le imprese che vogliono lavorare con la pubblica amministrazione regionale possono farlo, l'importante è che rispettino le specifiche AGID. AGID sta lavorando, come vi ho detto, sugli schemi dati, sulla definizione delle componenti riusabili nelle interfacce di comunicazione. Ovviamente AGID ha anche messo a disposizione di tutti delle infrastrutture abilitanti, quali SPID, sistemi documentali, Pago PA, che devono necessariamente essere integrate nei nostri sistemi. Due parole prima di chiudere le vorrei spendere su quello che è la nostra idea di registro pratiche, profilo civico. Abbiamo visto l'app IO prevista dal team per la trasformazione, la casa del cittadino. In realtà il registro pratiche nasce proprio dall'idea del SUS, dello Sportello Unico dei Servizi della Regione Friuli Venezia Giulia. Facendo da facilitatore di questo processo e avendo il controllo sul front-end, possiamo anche in qualche modo stabilire le regole di comunicazione con i back office, abbiamo detto che seguiremo le guide in linea AGI, ma chiediamo che i back office comunichino sempre con il nostro registro pratiche. Qualsiasi back office di qualsiasi ente erogatore, il cittadino quindi potrà trovare sempre in un unico punto tutte le istanze attivate, lo stato dell'istanza, le eventuali richieste di integrazioni e eventuali documenti autorizzativi. Questo consentirà appunto di avere in ogni momento, indipendentemente dall'ente erogatore, non è più un problema del cittadino, il quadro, la visione d'insieme delle sue istanze presentate alla PA. Quindi il registro pratiche poi sarà un tutt'uno con il profilo civico che gli consentirà in qualche modo di gestire i suoi dati di profilazione. Primo tra tutti, o forse uno importante, è la notifica. Come voglio essere notificato del fatto che la pubblica amministrazione mi sta chiedendo qualcosa anche sulle istanze che ho presentato, oppure ha emesso un provvedimento che io poi andrò a guardarmi nel mio registro pratiche. Tutto questo, vi dicevo, realizzato con metodologia Agile e in building blocks, quindi componenti realizzabili come i mattoncini del Lego. Possono essere fatti, noi ne abbiamo già molti, la nostra in-house ne ha già sviluppati tanti, che sono dei master data che contengono le informazioni già strutturate di enti, strutture organizzative, procedimenti, soggetti, processi. Back office e gateway sugli enti, il famoso registro pratiche, i sistemi documentali di protocollo, istradatore e quant'altro. Tutto questo ci consentirà di fare le cose a piccoli passi, non abbiamo l'ambizione e non vogliamo neanche costruire il nostro sportello unico dei servizi tutto insieme. Come dicevo prima, le cose possono cambiare, ci possono essere strada facendo può intervenire qualcosa che ci fa cambiare il progetto. Abbiamo bisogno di costruire tanti piccoli componenti autoconsistenti che parlano tra di loro con le regole di interoperabilità di AGID, anche se sono componenti della regione. Vale la stessa regola che se di interoperabilità e regole AGID
anche come se utilizzassimo software di terze parti, e queste ci consentiranno di costruire una piccola casa, ho messo due foto, oppure un grande castello. Si può procedere per passi, con i primi mattoncini facciamo una casetta piccola, sperando poi di costruire un'intera città di servizi. Questo per disegnare, speriamo, servizi digitali semplici per risolvere i problemi dei cittadini e di imprese e restituire loro quello che speriamo, il buon umore. Ringrazio tutti per averci ascoltato e un particolare ringraziamento alla dottoressa Pirani e allo staff tecnico di supporto, e adesso vediamo se riusciamo a rispondere a qualcuna delle domande che intanto ci hanno girato. Sì, Lascio perfetto. intanto. Sì. Perfetto, avete le domande nel box e anche qualche commento. Ci sono a nostra disposizione un'altra decina di minuti. Buon proseguimento. Grazie, grazie Paolo. Allora, una prima domanda, domanda che è un po' in realtà è una domanda a commento. Il ruolo della scuola e dell'università e come si sposa il fatto che università e scuola possano essere dei serbatoi di competenze con il nostro personale che, lo dicevamo prima, ha un'età media piuttosto elevata. Bene, noi stiamo cercando di trovare con l'università delle soluzioni condivise per mettere in piedi dei nuovi percorsi di formazione universitaria che siano proprio abilitanti sotto questo profilo. Nelle more che ciò accada, ma sono abbastanza fiduciosa che accadrà, che cosa facciamo? Abbiamo organizzato dei corsi di alta formazione, come vi accennavo nella mia presentazione, grazie al COMPA, che è il braccio operativo di ANCI Friuli Venezia Giulia, e questi corsi di formazione stanno sortendo un effetto straordinario perché noi l'abbiamo fatto, lo hanno fatto anche tantissimi nostri colleghi. Contiamo a fine anno di avere svolto questi corsi di formazione abilitante a circa 200 persone, tra personale regionale, personale comunale, ARPA e aziende sanitarie. In questi corsi, che sono tra l'altro anche organizzati in modo laboratoriale, quindi non si fa solo teoria, ma si fa subito apprendimento anche pratico, le persone imparano a ridisegnare i processi e quindi a fare quella famosa reingegnerizzazione da analogico a digitale. E si impara soprattutto ad eliminare tutte quelle complessità inutili che spesso nascono dalle prassi consolidate, magari da circolari che non danno nessun valore aggiunto perché soltanto i vincoli legislativi in realtà sono, come dire, inespugnabili ed ingessano la nostra procedura amministrativa e quindi andranno anche ad ingessare un eventuale sviluppo software. È molto interessante, se volete saperne di più, senza dilungarmi, vi rimando a un piccolo dossier che abbiamo pubblicato in occasione della settimana dell'amministrazione aperta. È sufficiente andare sul sito suap.regione.fvg.it, nella sezione eventi, troverete all'interno degli eventi pubblicati quello che si chiama evento pubblicazione documenti. All'interno del dossier vi spieghiamo come abbiamo fatto a mettere in piedi questo corso di formazione che per noi si sta rivelando veramente determinante, anche per restituire alle persone quella voglia di mettersi in gioco e di appropriarsi di quelle competenze che dicevamo all'inizio, non tutti noi possono avere, se le abbiamo, quantomeno quelli della mia età, ce l'abbiamo semplicemente perché ce le siamo formati negli anni per curiosità personale, anche perché si tratta di corsi che vanno un po' al di fuori di quelli che sono i tradizionali percorsi formativi della pubblica amministrazione. Un'altra domanda riguarda, e questo è un problema che abbiamo, che sentiamo anche noi ed è stata correttamente posta, e riguarda il limite temporale della conservazione dei dati e la loro anonimizzazione, quindi tutti questi limiti che occorrono in quanto il regolamento, il GDPR che è in vigore dall'anno scorso, ha effettivamente un po' complicato, no? Poi la tenuta del dato, la sua conservazione, quali dati, quanti
i dati per quanto tempo? Come si coniuga questo col fatto di poterli mettere a in qualche modo riuso? E questo si collega a un'altra domanda, commento di chi dice nella provincia di Pordenone su un portale c'erano esposti una serie bellissima di utilissimi dati che i cittadini adesso vanno ancora a cercare e non trovano più perché il portale è stato oscurato. Immagino che la ragione sia sempre il GDPR. Io credo che AGID e Dipartimento Funzione Pubblica possano darci una risposta, quindi sarà nostra cura, ma credo anche loro interesse, affrontare questa questione di come fare a in qualche modo coniugare l'esigenza di riutilizzo, di esposizione dei dati con l'esigenza contraria di tutela della privacy che è determinata dall'avvento del GDPR. Sì, mi permetto, rispondo all'ultima domanda, che sicuramente è importante, il mercato e le soluzioni esistono, come avevo anticipato, sul back office la regione nulla vuole dire, anche perché molto spesso sono specializzati, specialistici e non ha senso rifarli, c'è chi li ha fatti molto bene. La regione è quello che fornirà come progetto, ovviamente a chi vorrà aderirlo, agli enti che vorranno aderirne, non sarà obbligatorio, sarà il front-end. Questo per dare uniformità verso i cittadini, ma questo lo prevede anche l'Unione Europea, le regole italiane, cioè ormai tutti stanno parlando di unico portale dei servizi. Che potrà poi indirizzare verso delle forme di raccolta dati le più disparate, noi speriamo standard su un portale regionale, ma quando entriamo nelle amministrazioni, noi chiederemo solo ai nostri fornitori di software di rispettare le regole di cooperazione applicativa e interoperabilità previste da AGID, più quelle che per il momento abbiamo scritto noi, riguardano le informazioni che i back office devono ritornare al registro pratiche, proprio perché il cittadino sia sempre messo a conoscenza dello stato della sua richiesta. Speriamo di aver risposto a tutte le domande, di essere state esaustive, esaurienti. Lascio la parola a Paola per la chiusura. Io vi ringrazio, poi vi invierò anche le domande così poi i partecipanti potranno trovarle in forma scritta sempre sulla nostra pagina di Eventi PA. Ringrazio ancora tutti voi per aver partecipato, ringrazio particolarmente le relatrici di oggi, la dottoressa Monica Feletic e Giannina Ceschin. Grazie ancora a tutti, vi rimando, le slide sono già caricate nella pagina Eventi PA e per la registrazione da domani mattina sarà a vostra disposizione. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento. A presto. Grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie a Grazie. tutti.